Del libro del autor Números para negocios exitosos. La tierra significa recursos naturales. La protección de la tierra y su recuperación, el aumento de los recursos naturales en el proceso de desarrollo eterno, se pueden lograr mediante la educación, la elaboración de tal condición espiritual con la cual, mediante su control, usted reconoce que la presencia física en la tierra debe unirse con el cuidado de la tierra. Los números para lograr esto son los siguientes: 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. En el video que aparece a continuación, visualice o imagine que a medida que aparecen los números de esta secuencia numérica para proteger, sanar y restaurar la tierra, estos números irradian la luz de la norma del Creador a cada lugar del planeta Tierra. Y en los espacios contenidos en esta secuencia numérica, visualice la tierra eterna, los recursos eternos, las flores eternas, la armonía eterna de la convivencia entre humanos, animales y naturaleza en el desarrollo eterno de todos. 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9. 1984.
Asimismo, puedes realizar el control con esta secuencia numérica para restaurar la información de eternidad en la Tierra y en todos los eventos en que el hombre interactúa con ella utilizando el aparato PRK-1U con fines médicos número 5. Este es el enlace directo a la conexión en línea con los aparatos PRK1U de acceso gratuito con fines médicos. En la descripción de este video, igual se dejará el link para este enlace. Aparato PRK1U número 5. PRK1U con la función de desarrollo de concentraciones para asegurar la vida eterna de todos. ¿Cómo realiza el control para restaurar la Tierra utilizando este aparato? En primer lugar, visualiza o imagina la Tierra totalmente restaurada en la norma del Creador. Y a continuación lleva esta visualización a la primera lente del aparato, la lente que tiene al lado la placa con los números 1, 4 y 5. Y posteriormente lleva esta visualización a cada una de las lentes según el número correspondiente a la secuencia numérica y a qué lente corresponde este número. Y asimismo, a medida que desplaza su visualización entre las lentes, ilumina la lente respectiva según el número de la secuencia numérica. Finalmente, hace rotar esta visualización en el sentido contrario de las manecillas del reloj, imprimiéndole velocidad al giro de la visualización y creando de esta manera un flujo de luz de vida eterna, que es lo que se crea cuando la conciencia interactúa con las lentes del aparato. Cuando perciba que se ha creado la suficiente luz en esta interacción con las lentes del aparato y su conciencia, envía la visualización de la Tierra en su norma a través de la primera lente. Y de vuelta recibe el reflejo de esta normalización, que consiste en la luz percibida por la conciencia que se refleja sobre la Tierra misma, sobre la realidad en la Tierra.
Spiega la pandemia del coronavirus? C'è qualche lezione che l'umanità dovrebbe trarre da questa prova? Lo sviluppo dello spirito, dell'anima e della coscienza è l'obiettivo prioritario dell'evoluzione. Ed è necessario quindi che l'umanità faccia ulteriori progressi nel proprio sviluppo spirituale, riguardanti soprattutto il reciproco sostegno, la compassione e anche lo sviluppo di sistemi tecnologici che possano velocemente prevenire situazioni simili. Perché oltre la Cina il paese più colpito è stata proprio l'Italia? Io penso che questo sia dovuto per prima cosa ad un fattore ambientale e in secondo luogo alla velocità della comunicazione, che da voi è particolarmente intensa. Ma dal punto di vista più spirituale, esiste in Italia un potenziale molto elevato che può permettervi di superare questo problema, trasmettendo poi quanto avrete appreso da questa esperienza anche agli altri paesi. Lei come propone di risolvere questa crisi? Ha qualche consiglio da darci? È molto importante che tutti facciano un lavoro comune per una risoluzione di questo problema a livello intergovernativo. Per quanto riguarda la cura, io sono in grado di dare subito una formula chimica per la realizzazione sia di un vaccino che di un farmaco, il cui uso può essere reso più efficace dall'utilizzo di un'apparecchiatura messa a punto da me, che permette di risparmiare tempo in questa prima fase di emergenza. Quindi, se non ho capito male, lei sta affermando di avere già la formula per la cura definitiva della pandemia. Sì, ma serve la collaborazione di laboratori certificati per il riscontro ufficiale del vaccino e del farmaco. La mia organizzazione, anche attraverso la fondazione, propone delle partnership internazionali per la produzione di questi medicinali con l'aiuto delle mie tecnologie. Quindi l'umanità secondo lei ce la può fare, ha la giusta consapevolezza per superare questo momento? Io credo che l'umanità abbia tutte le risorse per superare questo problema in tempi brevi e che nei prossimi mesi saranno individuati sia i principi che i metodi per guarire da questo virus e anche da altri, anche più pericolosi. Riguardo ai miei dispositivi, è già possibile per tutti utilizzarli online. Tutto questo ha un costo, cioè utilizzare i suoi dispositivi e comunque come possono fare le persone per avere informazioni più dettagliate, a chi si devono rivolgere esattamente. L'accesso è assolutamente gratuito e si trova sul mio sito internazionale. Grigori, te ne provo un volto.